Sviluppo economico partecipato e visione strategica, soprattutto in un settore dal forte impatto occupazionale, qual è il turismo. Confesercenti lancia la sua proposta da Soverato in occasione del convegno Economia, Commercio e Turismo, le piccole e medie imprese per il rilancio del territorio. Un incontro promosso da Confesercenti Catanzaro che ha registrato la presenza del presidente nazionale di Assoturismo Vittorio Messina, nonché del presidente di Confesercenti Calabria Vincenzo Farina. Al suo fianco il presidente di Confesercenti Catanzaro Francesco Chirillo, il quale ha voluto imprimere alla manifestazione un preciso taglio di concretezza. È stata ribadita la necessità di un confronto costante tra mondo delle imprese e politica, raccogliendo l'approvazione dei sindaci e degli amministratori locali presenti. Negativa è stata giudicata da Chirillo l'assenza in Calabria di un assessore regionale al turismo, lì dove bisognerebbe invece puntare con estrema decisione. Alla Calabria, ha affermato Chirillo ai microfoni di RTC, servono sviluppo partecipato e visione strategica. Testimonianza insomma dell'attenzione, no? Da parte anche dei vertici nazionali verso il comparto calabrese, e avete parlato nello specifico del Soveratese con i tanti sindaci presenti. Sì, è stato un incontro molto interessante, un dibattito anche acceso, siamo stati contenti perché questa è un'altra operazione che noi mettiamo in campo per essere presenti sul territorio. E abbiamo avuto anche questa presenza importante del Presidente Nazionale di Turismo, che ci ha dimostrato la propria vicinanza del nazionale per l'operato che stiamo facendo, quindi siamo doppiamente soddisfatti. Poi è stato un incontro tra politici, amministratori, imprese locali e associazioni, quindi ritengo che c'erano proprio tutti i player giusti per parlare di turismo, che è l'unica vera industria su cui puntare qui in Calabria. Presidente, lei ieri ha parlato di cultura e identità, no? Come due punti cruciali, fondamentali per ridare slancio al commercio. Sì, il mio mandato si sta caratterizzando proprio da queste due richieste. Intanto una visione comune, dobbiamo avere una visione comune su come vendere il nostro prodotto Calabria e il nostro territorio, e poi dobbiamo fare rete, dobbiamo stare insieme e avere un'unica metodologia e puntare sul turismo, perché il turismo con le varie sfaccettature, turismo enogastronomico, turismo culturale e anche il turismo religioso, però per fare questo dobbiamo avere proprio una rete per stare tutti insieme, perché non abbiamo un grande numero anche di posti letto, non siamo strutturati singolarmente come altre regioni, quindi era importante in questo incontro di ieri mettere insieme i sindaci delle varie zone, perché a me piacerebbe per esempio creare un logo unico che per tutta la costa, che vada da Giovino fino a Sant'Andrea, e poter così promuovere e pubblicizzare un'intera costa e non singolarmente le varie zone.